con chi è stato con noi anche ieri sera. Finalmente siamo qui a Villarbusto, siamo qui tutti insieme per celebrare questa serata davvero speciale, la 41esima edizione del Premio Ischia Internazionale di Giornalismo, una serata che in questo momento storico assume un'importanza maggiore, assume un significato, un significato ancora più profondo, così come lo hanno i premiati scelti da una giuria di eccezione, una giuria rappresentata dai principali direttori di tutti i quotidiani che quotidianamente fanno un lavoro immenso e lo hanno fatto ancora di più in questi mesi, lo hanno fatto ancora di più in questo momento complicato. Alla giuria va il nostro applauso per questo lavorone fatto anche in un momento difficile, il nostro applauso va anche a chi ha organizzato questa serata non semplice da nessun punto di vista. Però è una serata speciale anche per questo, perché siamo qui questa sera, siamo noi, saremo anche insieme a chi da casa ci seguirà in diretta streaming sulle pagine Facebook del Premio Ischia, perché in tanti volevano essere qui con noi. Non abbiamo potuto allargare gli inviti tantissimo, quindi seguiteci perché saremo comunque insieme, ma il grazie è più grande a voi che questa sera siete testimonianza reale e vera che si può partire, si può ricominciare e lo facciamo insieme con tutte le dovute precauzioni. Io direi di partire subito presentando un ospite che ci accompagnerà anche musicalmente, perché questa serata è accompagnata anche dalla musica che ci farà compagnia, che ci farà da colonna sonora con questo scenario straordinario di Ischia. È un ospite che è stato qui al Premio Ischia per ben 3 volte, ci ritorna sempre con un piacere immenso. E ci accompagnerà musicalmente, io direi di invitarlo subito perché io penso che ci voglia anche un po' di romanticismo che ci accompagni in questa serata. Mentre si prepara il nostro ospite a salire, mentre tutta l'organizzazione è pronta per partire, io ringrazio e chiedo anche alle nostre due madrine, le chiamo qui sul palco con me, venite un attimo con me, Daniela Avantaggiato e Angela Chili, che sono due volti, due ragazze straordinarie, due bellissimi volti, venite, venite. Buonasera. Che mi accompagneranno per le premiazioni, faremo questo viaggio insieme perché è un viaggio corale, mantenendo sempre le dovute distanze di sicurezza perché noi siamo senza mascherina, stiamo aspettando il nostro ospite. Noi vogliamo partire con la parte musicale per dare un come se fosse una sigla di questo viaggio, di questa avventura insieme, e poi insieme invece conosceremo i protagonisti di questa serata. Voi siete state con noi anche ieri sera, certo. Avete aiutato anche in quest'altra parentesi dedicata anche alla fotografia di quello che stavamo vivendo. E soprattutto siamo anche contente di premiare, che il nostro ruolo è questo, il giornalismo italiano. Quindi per noi, per me e anche per certo. Angela è un onore. Assolutamente, è stato bellissimo. Poi ieri sera una serata particolarmente divertente con Gigi e Ross. Le risate non sono mancate e anche insomma premi importantissimi. Speriamo insomma stasera sicuramente altrettanto. Io direi, io vi ringrazio, voi vi preparate, siamo preparate pronti. Anche le targhe, certo. Perché siamo pronti. Se mi danno un ok, se non siamo pronti con la musica, abbiamo bisogno di ancora un minuto. Qualche minuto. Qualche minuto. Noi vogliamo iniziare con i nostri ospiti, li vogliamo presentare. Posso chiamare sul palco con me chi premierà con noi i due grandi protagonisti che daranno il via a questa serata di premiazioni, se mi fanno un segno anche gli autori. Noi non possiamo cantare. Voi non potete cantare, eppure siete bravissime, siete conduttrici. Potremmo improvvisare qualche nota del prossimo artista, chissà. Vuoi improvvisare, no. Angela, vuoi improvvisare le note? Ma tu lo sai che una rosa blu. Ecco qui. Io direi che il nostro ospite è pronto, non è vero. Ci siamo, Angela. Dai. Mentre voi vi preparate, che facciamo? Vogliamo presentare? Facciamo così, se sì. Possono salire sul palco con me, così Massimo Scambelluri, che è il presidente di Data Stampa, l'agenzia leader. Ci siamo? No, volevo presentare Massimo, mi accompagnerai tra pochissimo. Tu resta qui in zona, perché ormai siamo pronti. È la terza volta che è al Premio Ischia con noi, è una voce che non ha bisogno davvero di presentazioni, è un amico, non solo del premio, un mio amico, Michele Zarrillo! Che bello averti qui questa sera, grazie per essere ancora con noi questa terza occasione che, dicevo, ha un significato ancora più bello, più profondo. Sì, è un po' imbarazzante, prendo il mio... No, vabbè. Vai. Parlo un po' da lontano, tanto si sente ugualmente. Ho fatto una corsa, scusate, devo recuperare un po' d'ossigeno perché
Noi siamo un po' distanti, l'attesa è un po' distante dal luogo, diciamo, dove ci si esibisce. Felicissimo di essere per la terza volta in questa eccellenza dei premi proprio giornalistici d'Italia. Io ho iniziato, il primo lo feci nel 94, poi credo a metà degli anni, sì, 2005-2006. Eccomi qua di nuovo, quindi ringrazio l'organizzazione che ha voluto che io tornassi a vivere questa serata meravigliosa in questa isola che credo ormai l'amore, no? È immenso, grazie infinite a tutti voi. Grazie Michele, io intanto ti faccio preparare, rubo il microfono, ti lascio il palco, noi ci vediamo dopo perché adesso Michele ci introdurrà con questo medley, con calma, vai tranquillo. Ti hanno già annunciato, io ero ancora... Lo so, siamo partiti, avevamo fretta di partire anche... C'è un'atmosfera, sì, così bella questa sera. Ma va benissimo così, ti abbiamo aspettato davvero. Grazie, gentilissimi, grazie affetto a tutti voi, veramente, di cuore, grazie a te. Grazie a te Michele. Sono l'elefante e non ci passo, mi trascino lento il peso addosso, vivo la vergogna e mangio da solo e non sai che dolore sognare per chi non può mai. Una farfalla sei, leggera e libera su me, ormai non ti raggiungerò mai, mi spezzi il cuore e te ne vai lassù. Giorni che ti ho perso, mille lacrime cadute ed io inchiodato a te, tutto ancora più di tutto per cercare di scappare, ho provato a disprezzarti, a tradirti, a farmi male, perché quando tu stai negando non sai mai, oh mai, se conviene farsi forza o lasciarsi andare giù nel mare
a rassegnarmi a vivere. E proprio io che ti amo, ti sto implorando, aiutami a distruggerti. Se un giorno tornerò, i tuoi pensieri, mi dici tu che ti perdonerà di esserti dimenticata ieri, quando bastava stringersi di più, parlare un po'. Grazie infinite, buon proseguimento. A dopo. Ti lasciamo giusto il tempo di riprenderti un attimo perché devi tornare con noi. Grazie, un applauso ancora a Michele Zarrillo. E adesso può salire sul palco con me Massimo Scambelluri, a cui vai un applauso grandissimo anche per il lavoro enorme che ha fatto in questi giorni, il presidente di Data Stampa, un'agenzia leader in Italia nel monitoraggio dei media e da qualche anno anche amica del premio Ischia con una singolare app, la vogliamo ricordare insieme? Perché noi siamo anche molto digital in questo momento. Sì, mi senti? Sì. Sì, ti sentono. Niente, abbiamo fatto questo lavoro insieme a Elio e Benedetto e con l'intento ovviamente di dare la massima visibilità al premio, che già l'aveva per conto suo da 40 rotti anni, quindi niente, abbiamo fatto un lavoro sperando che potesse essere utile a tutti. Un'app per seguire il premio, in streaming per seguire questa il serata programma, per chi non è potuto essere con noi. Tutto quello abbiamo potuto mettere l'abbiamo messo. Benissimo. Io vorrei qui sul palco, come resta qui con me, anche Fernando Vacarini, responsabile media relation del gruppo Unipol, che in questa edizione ha presentato anche il magazine Change, eccolo qui, dedicato ai cambiamenti climatici, una grande iniziativa del gruppo Unipol. Vieni con noi. Mi faccio io da parte, mettetevi centrali a favore di luce e di telecamere soprattutto. Un altro grande appuntamento anche questo, una presentazione importante perché arriva in un momento in cui anche l'editoria, anche il vostro mondo non sta vivendo momenti semplici. Sì, sicuramente è un'iniziativa che serve un po' per cercare di approfondire con esperti del settore alcuni dei temi che sono in questo momento molto importanti. Ecco, nel numero che abbiamo presentato ieri si parlava del consumatore, quella che è stata l'evoluzione del consumatore a seguito del Covid. Quindi questo è che abbiamo visto. Abbiamo visto che chiaramente tutta una serie di fenomeni che avevamo cominciato a vedere, vedi la digitalizzazione, con il Covid si sono accentuati. E così tante altre cose. Ieri dicevo proprio questo. Ieri abbiamo fotografato anche il momento socio-economico che sta vivendo l'Italia, che sta vivendo il mondo intero. Abbiamo parlato di cultura, tanto ne parleremo. Ieri con noi è stata anche Laura Delli Colli. Abbiamo avuto Salvo Buzzanca, premiati che hanno raccontato uno spaccato della nostra Italia. E noi oggi vogliamo premiare altri, iniziare le premiazioni con due uomini straordinari, due grandi giornalisti, due direttori che in questi mesi complicati, difficili che abbiamo vissuto, anche complicati nel raccontare quello che stava succedendo, hanno fatto un lavoro enorme, hanno fatto un lavoro di squadra, sempre in prima fila, sempre in primo piano. E io vorrei, mentre Angela Chilli entra con noi per leggere la motivazione ufficiale che la giuria ha assegnato, eccomi, per la consegna del premio, buonasera. Io vorrei un applauso enorme per Gennaro San Giuliano, direttore del TG2, giornalista, scrittore, autore che non ha bisogno di grandi presentazioni, ma grazie, l'applauso ancora fortissimo che in questi mesi ha davvero fatto insieme a tutta la squadra del TG2, perché è stato proprio Gennaro San Giuliano a ricordarlo più volte anche questi giorni durante le interviste. Una squadra al lavoro in prima fila, una squadra che ha raccontato
quello che stavamo vivendo, che ancora lo racconta e che è pronta anche ad un viaggio che non finirà qui e che sarà complicato ma con pieno di speranze. Grazie. Vi do il microfono, posso? No. Il microfono suo, perfetto. Grazie. Leggiamo un attimo la motivazione, così la motivazione per il premio. La tra l'altro Roberta, una cosa simpatica, io non so quante volte ti ho premiato ormai, Gennaro, cioè prende tantissimi premi da nord a sud, è un continuo, e poi in particolare qui in Campania dove lo amate tantissimo, eh? Un applauso a Gennaro San Giuliano, davvero. L'ultima volta il premio per Isola Sorrentina, insomma, non sarà un caso. Sono onorata ancora una volta di premiarlo. Da Lenin a Capri, alla storia del Quarto Reich, fino alle biografie di Vladimir Putin, Hillary Clinton, Donald Trump e Xi Jinping, tutte accolte con grande favore dal pubblico. Gennaro San Giuliano ha raccontato secoli di storia attraverso i suoi leader, così come continua a raccontarci l'attualità, sempre con una voce fuori dal coro e un'angolazione spesso originale, dalla tolda di comando del TG2, che dirige da 2 anni, dopo una lunga carriera al TG1, di cui è stato anche vice direttore. Un applauso a Gennaro San Giuliano. Questa è la motivazione ufficiale della giuria. Adesso la parola al nostro direttore. Abbiamo raccontato noi come squadra quello che abbiamo con te vissuto, il libro che era arrivato pochi mesi prima del lockdown, l'ultimo tuo lavoro, che si è trovato a raccontare anche un pezzo del nostro mondo non pronto come noi a vivere quello che abbiamo vissuto. Ma innanzitutto buonasera e grazie agli organizzatori e alla giuria per il premio, tra l'altro un premio legato al nome dell'isola d'Ischia dove io facevo le vacanze quando ero bambino con la mia famiglia. Ovviamente quando io ho scritto la biografia di Xi Jinping l'ho scritto perché era un personaggio rilevante della geopolitica globale, ma non immaginavo che la Cina avesse, la Cina già aveva un grande ruolo storico, culturale, industriale, economico nel mondo, ma non immaginavo certo la vicenda Covid. Poi una sera, era il 9 gennaio, il TG2 sapete che va in onda alle 20:30, alle 19:40 io vedo scorrere un'agenzia che parla di questo virus che c'era in Cina, chiamo Giovanna Botteri che è qui in prima fila, e dico: Giovanna, perché non ci fai un collegamento e ci racconti questa cosa? E infatti poi Giovanna fece un puntualissimo collegamento e raccontò questa vicenda. Io ho avuto l'orgoglio di guidare una squadra straordinaria di giornalisti, di colleghi del TG2 che ci hanno accompagnato nel racconto che abbiamo provato a fare in termini puntuali e precisi di quello che stava accadendo. Perché i libri? Perché io sono convinto che bisogna avere a volte la forza di andare al di là della cronaca. La cronaca va fatta in maniera puntuale, precisa, raccontando sempre la verità. Però dietro la cronaca c'è sempre una retrospettiva storica, culturale, per cui quello che accade attorno a noi, le vicende che accadono nel mondo, anche le vicende più piccole, hanno sempre una loro radice, una tradizione che bisogna guardare e cercare di inquadrare i fatti attraverso la luce della storia. Grazie. Noi ci raccontavamo anche, scambiamo qualche parola prima di salire sul palco, e ci siamo detti che questo lavoro non è finito qui, che il nostro racconto, il vostro racconto sarà ancora lungo e sarà ancora per certi versi complicato, ma siamo pronti a continuare. Una cosa sono convinto, stiamo vivendo dei momenti epocali che certamente finiranno nei libri di storia, quando si guarderà con la necessaria distanza, perché la storia richiede una certa distanza del temporale, a quello che stiamo vivendo, certamente sarà un fatto epocale di cui andranno valutate tutte le conseguenze. Grazie ancora, Gennaro San Giuliano. Il premio ufficiale, chi lo consegna? Prego. Dai, eccoci qua. La consegna ufficiale del premio, le foto di rito, e ancora un applauso fortissimo. Gennaro San Giuliano, protagonista, primo premiato della 41esima edizione Premio Ischia Internazionale di Giornalismo. Lo posso dedicare a mia moglie? Si può, si deve dedicare ancora una grande professionista in prima linea, ancora di più in questi giorni, e grazie anche a lei, perché sono davvero i volti e le voci e le grandi professionalità che fanno grande anche la RAI. Grazie a voi.
E proseguiamo a proposito, no, restate con noi, Angela, tu ti prepari intanto e mi raggiunge Daniele Avvantaggiato. Massimo, dove vai? Qui con me devi stare, dove vai? Dove vai? No, vai, vai. Ti porteranno tutto. Eccomi. Siamo pronti allora a presentare il secondo premiato, ancora un direttore, ancora una persona straordinaria, un grande giornalista, un grande conduttore, un grande scrittore. Lo presento prima e poi ne parliamo insieme, leggiamo le motivazioni. Andrea Vianello, direttore di RaiNews 24, volto storico della RAI, della nostra radiofonia, di tutta la RAI, un amico, grazie, una persona buonasera, a me carissima. Grazie, grazie. Beh, un bel premio. Qua, sì. Sì, al centro, è a favore di telecamera e godi di tutto questo momento. Prima di parlare insieme, sì, leggiamo la motivazione ufficiale della giuria. Con il passo dei grandi narratori, Andrea Vianello ha saputo mettersi a nudo e raccontare la sua malattia. Un'esperienza drammatica che gli ha tolto la parola, faticosamente recuperata. Nel suo libro Ogni parola che sapevo. Un romanzo alto, di grande successo di critica e di pubblico. Modello e speranza per tante persone che hanno raccolto e stanno raccogliendo la sua stessa sfida. Andrea Vianello l'ha vinta con questo libro, di cui gode i frutti ora che finalmente è tornato al giornalismo attivo come direttore di RaiNews 24. Grazie. Applauso forte, grazie, ad Andrea Vianello, ancora un protagonista della 41esima edizione del premio Ischia. Che dire? Ogni parola che ci ha accompagnato in questi... Tanto trovare le parole, che ecco, è già una cosa che importante. Già. Quindi, ma tu le hai trovate, ecco, le hai sempre trovate. Le hai trovate. Beh, oddio, c'è stato un momento in cui non ce l'avevo più le parole, però adesso a poco l'ho ritrovate, ogni tanto faccio qualche errore, però adesso sapete perché, quindi non è così importante. Importante averle in testa, io ce l'avevo, diciamo, e adesso averle nuovamente... sia nella bocca per parlare e sia per scrivere e per fare il mio lavoro, che è una cosa libro molto, per me è molto importante. Lo è anche per noi che ti ascoltiamo, un libro che racconta una rinascita, la tua che ci dicevamo è la rinascita un po' di tutti, arrivato anche in un momento che nessuno si aspettava dovesse arrivare, in un momento anche di ritorno alla normalità per te per certi versi, per noi per altri, per tutti. Non semplice, però che sta arrivando. Vai, intanto devo dire una cosa, per me è molto importante stare qua, perché ci sono venuto tante volte, ma non come premiato, e l'anno scorso non ci sono venuto, e pensavo di non tornare un'altra volta, e quindi di venire e prendere il premio in un momento in cui qualche mese fa, insomma, non sapevo bene che cosa succedeva nella mia vita, è una grande gioia, e voglio dire grazie alla giuria, che mi ha fatto venire e che mi ha dato la possibilità non solo di stare in questa isola meravigliosa, ma addirittura prendere un premio che è veramente uno dei premi più importanti per la nostra professione e farlo da scrittore. Io nella mia vita, quando ero giovane, volevo scrivere un libro, diciamo. Il mio sogno era scrivere, in realtà. E poi invece ho iniziato a parlare, non so neanche perché ero abbastanza timido da giovane, poi però insomma si è trovato un talento e questa cosa è diventato il mio lavoro, però in realtà proprio il mio sogno era scrivere un libro. L'ho scritto in un momento in cui non trovavo le parole né per parlare né per scrivere e quindi è quasi un piccolo miracolo. L'ho fatto non soltanto per me, sì, l'ho fatto per me, perché quando si scrive un libro bisogna farlo anche per se stessi. Avevo bisogno di tirare fuori tutta quella cosa che mi era successa. Si chiama ictus, no, perché è una parola che non si dice, io lo dico, ho avuto un ictus e non riuscivo più a parlare. Però ho cercato di dare anche la voce a tante persone che hanno avuto questo problema. È una malattia, è un evento, ognuno lo chiama come pare, però insomma non è la fine della nostra vita. Ecco. Molte persone pensano che c'è un prima e un dopo. Io sto cercando di raccontare che siamo gli stessi. Magari ogni tanto faccio qualche errore, va bene, ho fatto tanta TV, non è così importante che ne faccio ancora. Adesso sto dietro addirittura a una cosa meravigliosa, sto dietro a una testata molto importante della RAI, quindi insomma è una storia a lieto fine. Però mi piace aver scritto questo libro per dare a qualcuna, tante le persone, non solo che non riescono più a parlare, siamo in 70.000 che abbiamo questo problema che si chiama afasia,
ma che hanno avuto questo problema che è un po' un tabù e invece è un pezzo della nostra vita. Quindi magari non saremo come prima, magari camminiamo meno bene, ma abbiamo qualche problema, però le nostre anime sono uguali a prima e forse non siamo migliori, ma siamo più forti. E io spero di dare con questo libro una speranza alle persone che hanno avuto questo problema e a chi vive con loro, perché è una cosa importante. E quindi poi sì, è un po' una storia di rinascita e che adesso, insomma, tutto questo paese, nella speranza che questo periodo, insomma, prima o poi finirà, è un po' la storia anche di una nostra rinascita, la rinascita dell'Italia. Un messaggio che più che serve veramente più che mai in questo momento. Quindi abbiamo sdoganato un tabù, ma soprattutto abbiamo dato un messaggio di speranza fortissimo. Grazie, grazie. Posso dire una cosa però? Puoi dire tutto. No, siccome ha fatto Gennaro, non posso non farlo anche io, perché mia moglie è lì. Mia moglie, se non c'era lei, io non starei qua, perché lei che è stata vicino a me, mi ha salvato la vita e mi ha dato la forza e il calore per essere ancora qui. E quindi Francesca, grazie come sempre. E grazie Francesca, ancora una professionalità nostra Rai, di Radio Rai. Lo dobbiamo ricordare, perché sono i motori non solo della vostra quotidianità, della nostra quotidianità, ma anche del nostro lavoro. Grazie anche a Francesca, grazie Andrea. Grazie a tutti. Grazie per essere stato con noi. Giuria, grazie davvero. E grazie a te, buon lavoro. Da luglio abbiamo ricordato direttore di Rai News 24, quindi ti aspettano mesi belli impegnativi. Ma anche belle però. Bellissime. Cioè, bello raccontare, speriamo che racconteremo le cose belle. Belle però, insomma, raccontare è una delle cose più belle che ci possono succedere a noi che facciamo questa pazzia di essere giornalisti. Grazie Andrea. Grazie. Ancora un applauso Andrea Vianello. Io ieri sera ho avuto il piacere di cenare... La foto di rito, vai Massimo, la foto di rito, la premiazione. Datemi i microfoni. Prima la foto. Prima la foto, non troppo vicini, non troppo vicini. Bravi. Un po' più avanti. Foto fatte, Massimo, dimmi. No, è che ieri sera ho avuto il piacere di... Sì, non funziona, so, funziona, mettila un po' più vicino. Ho avuto il piacere di cenare con Andrea, raccontato la sua avventura. Disastro. Bella sede persa. Un uomo che è diventato un esempio. Venite tutti a cena con me, ne parliamo. Ecco, dopo questo, grazie a voi. Grazie davvero. Lo vuoi lasciare, lasciamo. Grazie Andrea, un bacione. Grazie a tutti, grazie anche a Massimo. E noi continuiamo, prima di continuare con la premiazione lasciamo ancora spazio alla musica, vorrei ancora sul palco con me Michele Zarrillo, perché Michele ha ancora tante cose da raccontarci con la sua voce, da raccontarci con le sue note. Ci siamo, eccolo qui, è ancora con me. Intanto, sai che faccio? Michele, mentre tu entri, mi portate un attimo il telefonino, perché entra Michele, vieni con me, vieni, abbiamo una sorpresa. Scusate se lascio il palco, perché entra mentre tu ti accomodi, certo, ti devi accomodare. Di nuovo, buonasera a tutti. Ti voglio leggere una cosa, a proposito, prego. Non tanto accomodati, preparati, io intanto ti leggo una cosa, perché ci è arrivato tramite anche le nostre dirette Facebook un messaggio del tuo fans club, sì, il tuo fans club, che dice per te che sta seguendo il premio, che ti ha seguito anche all'Aquila domenica scorsa 6 settembre, che hai cantato la tua canzone storica, la tua canzone bellissima che hai portato a Sanremo, Nell'estasi e nel fango, che ti ha dato un gran successo a Sanremo 2020, ma che soprattutto racconta una rinascita. E loro hanno detto: non sono potuti essere qui questa sera perché non abbiamo potuto invitare tutti che ti stanno seguendo via Facebook, così come tantissimi ci stanno seguendo e li ringraziamo, e che ti stanno seguendo e sono contenti che tu insieme a noi, insieme ai grandi del giornalismo italiano, puoi raccontare questa rinascita. Ci tenevo a dirtelo. Grazie. E ti lascio la parola più bella. Quelli più vicini che vorrebbero stare ovunque, no? Però una serata come questa era un po' difficile, quindi sono stati carini e sono stati carini molto a farmi sapere questo loro messaggio. Perfetto, a farmi conoscere la loro vicinanza, a sentire che è una cosa che Michele Zarrillo fa sempre piacere, insomma, in un momento così particolare della nostra vita, devo dire, della nostra esistenza, proprio qui hanno messo un po' di testi, adesso forse riesco in qualche modo
a recuperare, ma no, c'è un problema di eccolo qua, eccolo qua. Ah, perfetto. Che la memoria, quando si fanno tanti chilometri nella vita e tanti viaggi, poi alla fine però insomma, ecco, almeno qualcosina torna alla mente. Una rosa blu sulla pelle tua, mi ricordi Londra snob e bionda con un filo di follia. Dicono di te, pare che ci stai, che ti scaldi presto, che poi tutto il resto e non ti leghi mai. Ma se fossi mia, io ti legherei con un lancio al cuore che ti faccia male quando te ne vai. Io sulla pelle io te lo scriverei, che mi piaci perché sei come sei, col tatuaggio, con quella rosa blu, che il tuo coraggio è la tua risorsa in più. E ti racconto di me, di lei, ma chi se ne frega, ma si doveva andare così. E non mi accorgo nemmeno che ti ho detto ti amo, quando s'apre di più sul seno la tua rosa blu. Ma una rosa blu sulla pelle mia, me ne accorgo adesso, passo dopo passo. Che non va più via. E nemmeno una risposta alle parole, ormai non credo quasi più. Ho voglia di spezzare il mio silenzio, di trovare un po' di pace e il coraggio che non c'è. Amico, ti capisco, questo sguardo lo conosco, anche tu sei stanco proprio come me. Sei stanco di cercare una ragione ed immagini un abbraccio che non ti ferisca più. Da quassù
e mi ritrovo più distante, più leggero, dove tutto è differente, la paura non c'è più. E tutto il tempo che ci resta non ci basta. Non ci basta. Vorrei fosse vero, ma resta ancora in piedi. Non mi importa quanta forza servirà, faccio un respiro più profondo, sono pronto a rischiare un po' di più, un po' di più, di più, di più, di più, di più. Poi passano così, te ne accorgi quando sono andati via e ti lasciano aggrappato ad una scia di ricordi, di ricordi. Quanti sono i giorni belli di un amore, quelli che non te li puoi dimenticare e nascondi dentro al cuore. Quando stai male e vai a spolverare. Mani nelle mani, siamo due ragazzi ingenui ancora in cerca di canzoni e di poesia. Domani è già domani, adesso dimmi se mi ami e sei convinta di voler andare via. Tu sei passione e tormento. Michele Zarrillo, grazie. Grazie Michele, grazie. Ormai, ecco, non dovevo farlo, ma ormai l'ho fatto e perdonateci, ma siamo super controllati. E intanto ritorniamo alle preanimazioni, ancora l'applauso va a chi ci sta accompagnando in musica, a chi lo farà tra pochissimo insieme, torniamo nel vivo della serata. Prima di dare questi premi speciali, vorrei qui con me il presidente di questa giuria decisamente speciale, se può salire sul palco con noi. C'è Giulio Anselmi, buonasera, buonasera e bentrovato. Direttore della più grande agenzia di stampa, dell'ANSA. Per la verità sono presidente dell'ANSA, presidente, ma sono stato direttore dell'ANSA, di molti giornali. Direttore, presidente dell'ANSA, chiedo scusa. Presidente dell'ANSA, ma soprattutto una firma storica del giornalismo, che quest'anno ha avuto questo compito importante di essere il presidente di questa giuria. Un compito non semplice. Non è facile, infatti, premiare, dare un premio di giornalismo in un momento in cui dappertutto si dice che il giornalismo è in crisi. Il che non è del tutto falso, perché
una buona parte del giornalismo, soprattutto quello di entertainment, ha delle difficoltà, anche per la sua qualità non eccelsa. Ma quando il giornalismo si occupa di temi importanti, fa il suo mestiere ed è seguito. Questo inverno, questa primavera, in tutte le case italiane, televisioni e giornali sono stati dedicati al Covid. Sì. Il Covid-19 è stato il tema che ha coinvolto le nostre vite, ci ha dato paura, ci ha dato speranze e i giornali hanno fatto del loro meglio. Televisioni, radio, giornali di carta, internet, molti. Il tema non è ancora finito, il tema è caldo. Ci sono molti i pazzi cosiddetti negazionisti che negano l'evidenza del problema che ancora ci assale, ma lo dovremo, temo, raccontare ancora per parecchio tempo. Nel frattempo molti lo hanno raccontato molto bene. E io esatto. Vorrei... Ed è proprio uno dei direttori che ha raccontato davvero bene e lo ha fatto con il cuore, lo ha fatto in un contesto complicato da protagonista involontario di questo inizio di pandemia. Lo chiamiamo qui sul palco con noi. Certo. È il direttore dell'Eco di Bergamo. Se è pronto, se può salire. Se lo, eccolo qui. Alberto Ceresoli. Eccolo Alberto qui. Ceresoli. Facciamo un applauso fortissimo. Lo vogliamo annunciare con questa motivazione, Presidente, che noi sentiamo davvero in maniera forte. L'applauso guadagni il centro del palco direttore. Le voglio leggere la motivazione, perché la motivazione racconta molto di quello che il Presidente ha detto. Io posso dire una cosa precisa, ed è che è un premio a uno per tutti. Certo. Per tutto il giornalismo che si è impegnato seriamente su questo terreno, per tutti i suoi redattori. Molti di voi ricordano quelle foto di camion carichi di bare. Molti di voi ricordano le pagine delle necrologie dell'Eco di Bergamo, 10, 11, 12, 16, con un orario di chiusura che non finiva più, perché prima le necrologie dovevano arrivare entro le 9:30, come si usa nei giornali, e poi non finivano più e quindi chiudevano a mezzanotte le necrologie, come le notizie. Hanno lavorato tutti molto bene, ma il premio si dà ad una persona e chi lo merita più del direttore? Grazie, grazie mille. Grazie. Leggiamo la motivazione vostra, ufficiale della giuria. Il Covid ci ha piegato, ma non vinto, con questo indimenticabile titolo di apertura. Insieme a tanti altri, l'Eco di Bergamo ha restituito dignità e conferito forza per andare avanti alla propria città, la più martoriata dalla pandemia in Italia. Una pietra miliare della storia dell'editoria italiana, il memoriale dedicato alle vittime del virus. Una per una. Ogni vita è un racconto e il dolore diventa memoria, un pugno che arriva dritto all'anima e fa riflettere. Con questa motivazione, il premio, grazie. Questo premio speciale consegnato da una persona speciale. Presidente, vorremmo che fosse lei a consegnare questo premio nella 41esima edizione del premio Ischia internazionale di giornalismo all'Eco di Bergamo per l'immenso lavoro grazie, fatto. Grazie, vi ringrazio di cuore. Nel raccontarlo, nel raccontare la pandemia, nel raccontarla. Nel, per noi sono stati. Quando ancora nessuno conosceva quello che stava succedendo e con per grande. Per noi sono stati mesi molto difficili, come diceva il Presidente Anselmi, siamo arrivati a mettere per qualche giorno di fila quasi 300 morti. In poco più di due mesi noi abbiamo superato i 6.000 morti, abbiamo raccontato quasi tutti questi morti, l'abbiamo fatto per alimentare un senso di comunità che era fondamentale per poter andare avanti. Un grazie di cuore a tutti i miei collaboratori, un grazie di cuore a tutti i bergamaschi che hanno davvero scambiato il giornale per un amico di famiglia e cui hanno consegnato il loro dolore, il loro ricordo, la loro sofferenza. Tutti insieme, stringendoci, facendo comunità, siamo riusciti ad andare avanti. Grazie, grazie di cuore a tutti. Grazie a voi per l'immenso lavoro e con il nostro Presidente Anselmi ci vediamo anche dopo, perché noi sono ancora tanti i premi speciali che dobbiamo dare
a volti e a firme note. Grazie, grazie Presidente. E noi continuiamo, non è semplicissimo nemmeno continuare con queste premiazioni, anche queste sono inevitabilmente più complicate, e premi più complicati da attribuire. È il momento del premio Ischia Internazionale, chiamiamo sul palco la madrina Angela Chilli che mi aiuterà in questa premiazione e Fulvio Bonavitaco, la vicepresidente della Regione Campania, che consegnerà il premio. Eccoci Roberta. Aspettiamo anche il vicepresidente della Regione Campania che ci raggiunge sul palco, perché noi Salve. Dobbiamo consegnare il premio Ischia Internazionale 2020 ad Andrea Frazzetta. Angela, vogliamo leggere insieme la motivazione? Certo. Poi dopo. Il premio Ischia Internazionale è stato attribuito per le immagini degli eroi italiani che hanno combattuto contro il Covid-19. Pubblicate sul The New York Times in pochi memorabili scatti, Frazzetta ha cristallizzato l'impegno, la dedizione, in poche parole l'eroismo dei medici e degli operatori sanitari italiani in prima linea nella guerra alla pandemia, contribuendo a rendere la risposta italiana modello per gli USA e per tutto il mondo. Abbiamo un video che racconta il grande lavoro di Andrea Frazzetta, lo vogliamo vedere insieme? Is behind the cover. Our cover story this week is a series of photographic portraits of healthcare workers who have been on the front lines of the staggering COVID-19 outbreak in northern Italy. The photographer Andrea Frazzetta has had a long relationship with the magazine and came to Kathy Ryan, our photo director, with an idea to photograph hospital workers in Brescia, Bergamo, and Milan. He photographed a lot of these doctors and nurses and support staff at the ends of their shifts, capturing a moment where the wear and tear, the fatigue of this incredibly traumatic experience would be really evident on their faces. He only had a short time with each healthcare worker, photographing them standing 6 feet away, wearing goggles and gloves. It's remarkable the portraits he was able to make with those constraints. One of the pictures that most powerfully exemplified all this was this portrait of Monica Falocchi, a head ICU nurse at a hospital in Brescia. She's looking you straight in the eyes, and her expression has a shell-shocked quality to it, almost like somebody who's been through a war. While Andrea was taking these portraits, the story took a tragic turn. His parents became sick with COVID-19, and within a few days, they ended up in the hospital in Milan. On March 26th, as we were putting this whole series of photographs together, Andrea's mother passed away. We've known Andrea for years and worked with him on many other projects, and our hearts were just really broken by that. He was gracious enough to allow us to publish the last photo he took of his mother as he stood outside her window, talking to her after delivering her groceries. It's an incredibly moving picture. Andrea said that we were living through history right now, and that his mother would want him to share what his family had been through to help people understand how serious this is. Insieme sul palco Andrea Frazzetta, che è qui con noi. Andrea, l'applauso. Grazie. Accomodati. Grazie, funziona. L'applauso sì. Doveroso. Grazie. Per il tuo enorme lavoro. Grazie. Un lavoro che tu hai fatto con cuore, con anima, e ne abbiamo parlato tanto. È stato difficile, sì. È stato difficile, vi ringrazio. Sì, la Lombardia si è trasformata in quei tragici giorni a inizio di marzo nel primo focolaio occidentale del virus, e quello che era, o meglio, quello che ci sembrava essere un sistema sanitario ricco ed avanzato, si è in qualche modo tramutato in una sorta di teatro di guerra. I pazienti si sono accalcati, spaventati nelle corsie, e i nostri medici non hanno potuto fare altro che lavorare senza sosta. Sono diventati quella che poi è stata definita varie volte la prima linea, no, di una battaglia a un nemico invisibile, forse per questo ancora più terribile. E non dimenticherò mai, è stato citato prima un po' quel momento, il giorno in cui abbiamo scattato le fotografie dentro l'ospedale di Bergamo, o meglio la notte in cui abbiamo ritratto il personale sanitario dell'ospedale Giovanni XXIII. Era la stessa notte in cui le camionette dei militari
portavano via dalla città centinaia e centinaia di bare che non trovavano più posto all'interno degli ospedali. Quindi consentitemi di fare nuovamente un ringraziamento speciale a questi protagonisti, ai soccorritori, agli inservienti, agli infermieri, ai medici, ai primari di queste strutture sanitarie. Li abbiamo chiamati angeli, li abbiamo applauditi dai balconi. Non dimentichiamoli adesso che non sono più sotto i riflettori. In questo senso, se posso, vorrei ringraziare particolarmente proprio tre aziende sanitarie che sono quelle che ci hanno consentito di realizzare questo lavoro: l'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo, gli ospedali civili di Brescia e l'ospedale Luigi Sacco di Milano. E se posso, faccio ovviamente un altro ringraziamento, voglio ringraziare la giuria e il premio Ischia per questo riconoscimento. E sono veramente onorato che venga riconosciuto il valore di queste foto e di queste testimonianze. Sono particolarmente onorato anche in considerazione del fatto che è la prima volta che viene premiato un fotografo. In questo senso mi sento un po' l'onore e la gioia di condividere questo riconoscimento anche con i miei colleghi. Da molti anni il fotogiornalismo italiano è un fotogiornalismo di grande eccellenza e i fotografi italiani lavorano per le più prestigiose e importanti riviste internazionali, quindi ne approfitto per ringraziare nuovamente il New York Times, Katie Ryan, il direttore Jake Silverstein e anche il giornalista Jason Horowitz che ha scritto il pezzo e Raffaele Panizza che era con me sul campo e che ha raccolto le interviste. Devo poi fare una dedica, che ovviamente è una dedica doverosa per me, una dedica di questo premio alla memoria di mia madre, ma anche alla memoria delle oltre 35.000 vittime di questo terribile virus. Non è stato facile decidere di inserire, come potete immaginare, questa fotografia, questo ultimo ritratto che sono riuscito a scattare solo con un cellulare a mia madre. Noi fotografi, noi giornalisti siamo abituati a raccontare la storia degli altri, no? Le vicende di chi con grande generosità ci dà la sua fiducia. È una cosa diversa trovarsi per una volta dall'altra parte, no? Entrare a fare parte della storia. Ma credo che in qualche modo questa immagine fatta col cellulare sia un'importante parte di questa documentazione. Se i medici sono sicuramente i protagonisti di questo evento epocale, sono forse proprio i volti delle vittime quelli che mancano a questa storia. I volti che non ci è stato dato modo di vedere né di celebrare e che purtroppo molto spesso sono diventati solo i numeri di una statistica. E consentitemi di fare poi un'ultima dedica un po' più positiva, anche una dedica quindi alle persone che invece ce l'hanno fatta, che sono rimaste. Negli stessi giorni in cui si ammalava mia madre, si è ammalato anche mio padre, e dopo un mese e mezzo in ospedale però è riuscito a tornare a casa. E adesso sta cercando di ritrovare il suo posto in un mondo che non riconosce più. Però insomma so che a 73 anni stasera sta cercando di vedere su Facebook questa diretta, quindi non so se ce l'ha fatta, ma se ce l'ha fatta, questo è anche per te, papà. Forza. E questo è il nostro di applauso. Io devo dire una cosa, Andrea appena mi ha incontrato, la prima cosa che mi ha detto, posso rubare qualche minuto per dire doverosi ringraziamenti e per delle dediche a cui tengo tanto? Ho detto, ci mancherebbe, ma noi siamo noi a dirti grazie. Grazie per il lavoro immenso che hai fatto e anche per tutti i fotografi che ti stanno ringraziando in questo momento. Ma noi come premio e la stessa giuria ci ha tenuto tantissimo a valorizzare il grande lavoro fatto dai fotografi, così come ha tenuto tantissimo a valorizzare il grande lavoro fatto anche sui social, sul web. Abbiamo dato spazio ad una pagina di giornalismo che in questo contesto ha avuto davvero un ruolo fondamentale, così come l'avete avuto voi. Quindi il ringraziamento è doppio ed è corale l'applauso di tutti. Grazie Andrea. Grazie ancora. Vogliamo consegnare, facciamo un attimo la consegna ufficiale, poi vorrei raccontare insieme, facciamo la consegna ufficiale e anche la foto di rito, e poi vorrei raccontare anche quello che ha vissuto la Campania in questi giorni, come la Campania ha affrontato l'emergenza, la pandemia, anche se un po' più fortunata per i numeri, più fortunata rispetto alla Lombardia per i numeri dei contagiati, ma la Campania, come tutte le regioni d'Italia, ha affrontato tra difficoltà, tra pagine positive, la pandemia, e l'affronta ancora. Sì, naturalmente, come in tutti gli accadimenti della vita,
c'è una componente di fatalità, a volte determinante, ma c'è anche una componente umana, collettiva, che deve indirizzare gli eventi o perlomeno mitigarne gli effetti. Io credo che in questo la Campania abbia a testa alta svolto la sua funzione. Noi abbiamo una fragilità dovuta al grande carico demografico, al carico insediativo, cioè al rapporto tra persone che vivono in un luogo e lo spazio di quel luogo, tra i più alti carichi insediativi d'Europa. Abbiamo situazioni di edilizia fatiscente, pensiamo ai bassi della città di Napoli. Avevamo quindi delle condizioni potenzialmente molto a rischio. E tuttavia, e qui mi permetto di aggiungere qualcosa a quello che avete già detto sul racconto giornalistico di questo dramma, e tuttavia c'è stata una partecipazione collettiva, a volte sorprendente, a chi è abituato ad un racconto negativo un po' banale, no? Un po' di moda, di Napoli, della napoletanità, della non disponibilità alle regole e ai comportamenti collettivi indirizzati. Il Teatro dei Fatti ci ha detto cose diverse e i giornali sono stati chiamati, purtroppo ahimè saranno ancora di più chiamati, perché non è detto che tutto questo è alle nostre spalle, non solo al racconto come importante è stato, ma anche a dare un'informazione che indirizzi i comportamenti collettivi, e questa battaglia si vince soprattutto con i comportamenti collettivi. Noi ci stiamo provando. Grazie Presidente, grazie a voi. Al Presidente Bonavitacola. Intanto io invito Daniela a raggiungermi sul palco, perché noi siamo pronti con il secondo premio. E premio di giornalismo 2020 ad un sito. Abbiamo parlato tanto di web. E premiamo, facciamo salire prima chi premia, che già lo vedo prontissimo a premiare. È il direttore del TG3, Mario Orfeo, a cui va un applauso fortissimo. E non a caso premia questo sito, premia quest'altra pagina di informazione, pronti ad un'altra sfida. Vogliamo leggere prima la motivazione? Certo, come no. La testata diretta dal giovane Giulio Gambino è ormai una realtà consolidata nel panorama editoriale italiano, con uno zoccolo duro di circa 15 milioni di utenti unici al mese. La guerra alle bufale, in particolare le inchieste che hanno portato alla scoperta degli errori sulla gestione del Covid-19 in Lombardia, ora sotto la lente della magistratura, negli ultimi mesi hanno rafforzato la credibilità della testata e della sua redazione, sempre in prima linea sugli eventi italiani e internazionali. Lo vogliamo far entrare con noi? Eccolo. È l'applauso fortissimo. Grazie, buonasera. Complimenti. Grazie. Complimenti. Noi non a caso abbiamo voluto che fosse Mario Orfeo a premiarti, perché è il nuovo che avanza, perché il direttore è sempre stato anche vicino. Lui è il nuovo che avanza, io sono il vecchio che arretra. Perciò volevamo il direttore sempre vicino al nuovo che avanza. No, direttore. Dico una cosa, è stato un premio, diciamo quest'anno soprattutto, un grande premio che ha parlato di rinascita e di speranza. Ma il premio Ischia tradizionalmente è stato un premio che ha guardato al presente e al passato, dando riconoscimenti a grandi giornalisti italiani e anche internazionali. Però è stato un premio soprattutto che molte volte ha scommesso su giornalisti giovani che poi hanno fatto una grande carriera. E questo è un po' il senso anche del premio che abbiamo voluto dare a lui, al suo sito, alla sua squadra fatta di tanti giovani che in questi anni si è messo molto in evidenza. Ovviamente l'occasione del Covid è un'occasione straordinaria, speciale, dove loro hanno dimostrato questa qualità nell'informazione del web, che però avevano già dato prima su avvenimenti meno importanti e che io credo daranno su tutto quello che succederà in Italia e all'estero nei prossimi anni. Quindi complimenti, in bocca al lupo. Giulio, grazie infinite. Giulio ha avuto come padrino di questo battesimo del premio Mario Orfeo, che è una delle firme storiche del giornalismo. E voi vi siete trovati naturalmente come giovani giornalisti, ma non solo, anche come web, ad affrontare una sfida particolare in questi momenti. E il web è stato il nostro pane quotidiano in questi giorni. Intanto grazie infinite, sono davvero onorato, è un grande prestigio per me salire su questo palco, ricevere il premio
da Mario Orfeo e essere qui a fianco a voi. Vorrei anche dire una cosa. Oggi voglio ringraziare moltissimo, davvero tanto, tutta la giuria, ma in particolare Giulio Anselmi e Lucia Annunziata, perché questo premio è stato per noi forse il più alto riconoscimento in 10 anni di attività giornalistica. Pensate che, insomma, per dei giovani della nostra età, che poi è una parola un po' sdoganata che io detesto anche un po', però obiettivamente a 33 anni in Italia si è ancora giovani. Allora ecco, insomma, è per noi davvero un più grande riconoscimento. Però fammi aggiungere solo un'ultima cosa. Il premio di oggi è il merito del durissimo lavoro fatto da tutti i giornalisti di TPA. Io penso solo a Francesca Nava, che è di Bergamo, che è in platea, a Selvaggia Lucarelli, a tantissimi altri che hanno fatto un lavoro pazzesco sul territorio, raccontando e rivelando verità e fatti davvero inediti che per la città di Bergamo e in generale per la Lombardia sono secondo me stati un faro di luce. È vero, Giulio. Io che dire, facciamo la sì, premiazione, la consegna ufficiale del premio. La foto di rito, fate un passetto più avanti, fatevi un po' più avanti a favore di luci e di telecamere e di fotografie. E ancora un applauso fortissimo anche al grande lavoro che si è fatto sul web. Grazie a Giulio Gambino per essere stato con noi, grazie al direttore Mario Orfeo. E lasciamo, prima delle prossime premiazioni, e ce ne sono di attesissime, ancora spazio alla musica, è una delle voci più calde, più belle, più riconoscibili del panorama italiano. Noi siamo pronti, se qualcuno... Siamo pronti, lo accogliamo con un applauso fortissimo. E con noi questa sera Mario Biondi. Lo accogliamo, ancora un applauso. E non è semplicissimo, eccoci qua, nemmeno entrare, è il percorso che li blocca un pochetto. Buonasera, ben trovato Mario, grazie. Ma grazie, ci abbiamo provato. E fa parte... Parlo qui, eccoci qua. Questo buonasera, grande premio doveva avere anche un gran vestito. È una grande voce. Ho detto, questo premio prestigioso doveva avere un gran vestito e una grandissima voce. Io devo aver sbagliato qualcosa, scusatemi. Sei perfetto, no, sei perfetto. Non mi sono neanche pettinato stasera. Ma va benissimo lo stesso, sono quelle pettinature antivento, è perfetto. Poi la serata ci sta aiutando e mancavi soltanto tu. Ho saputo che tu. Ieri c'è stata una grande pioggia. Ma abbiamo recuperato tutto questa sera, ma non abbiamo dubbi. Sono molto contento e grazie per l'invito. Grazie a te e lasciamo... Che faccio? Posso andare via adesso? No, devi cantare. Così, volevi soltanto salutarci e andare via. Così, un saluto informale. No, noi ti stiamo aspettando, eri attesissimo. Vogliamo sentire la tua voce. Ci sono anche i nostri amici da casa che ti stanno seguendo in streaming, quindi mi raccomando. Cerco di fare del mio meglio. Lo so che ci riuscirai. Un applauso fortissimo a Mario Biondi. Tonight it's gonna be a special night. I'm gonna make you feel so right. Paradise. Make me lay down and let me take you for a ride. Be the best ride of your life. Paradise. If my friend is not your price, I love it when I hear your sigh. Let the note feel alright, lady. I've been waiting forever for this night to be with you. Heaven's right here in your eyes, it's paradise, babe. Going so deep, baby, you've got me hypnotized, babe. Let me take you to a place of ecstasy, baby. It's paradise. Make it love me, we're gonna be together, baby. Nights will make you look into my eyes.
Now it's time to open wide. Now, baby, it's alright. It's so easy to slip inside paradise. Now we're gazing eye to eye with an heavy scream of mine. Feels so good, baby, you're all mine. Heaven's right here in your eyes. It's paradise, baby. Oh, it's only baby. You got me hypnotized, baby. Questo è un nuovo singolo, sì, che mi piaceva condividere con voi. Potrei avere appena un po' di chiarezza nella mia voce, sono un po' scuro, non mi sento. Ehi, è tutto molto scuro qui. Bene, ora che faccio? Canto ancora un'altra canzone? Volete un'altra canzone? Voi vorreste, io vorrei pure, anche perché a me piace cantare, è una cosa che... Ehi. Se mi sento canto anche meglio, a volte. Eccoci qua, proviamo. So. There's nothing that I can do. I've set my mind on you. The more that say you're not real, the more I believe I feel. I gotta reach out to you. I hold you someday, somehow. But when my love dream comes true, ooh Lord, no matter how and what it takes to be there, no fear that can be won by love. You believe it. Love is a temple. Don't take it for granted. And when it happens, it's time to write your story. I try to break all the rules in order to hold you soon, but it's time I'm close to you, girl. Slip away from me, but never lose a chance to get here. Ooh yeah, when it comes, you better make the strain on time. Here and now. Story.
It's time to write your story. Write your story. L'inconfondibile voce di Mario Biondi alla 41esima edizione del Premio Ischia Internazionale di Giornalismo. Grazie Mario, grazie davvero per averci regalato questi momenti. Grazie a voi, è stato un piacere, grazie mille per l'invito e grazie per l'ospitalità eccellente. Vorrei ringraziare Elio che ci ha veramente ospitati in maniera stupenda. Poche parole da dire, veramente eccezionale, grazie. Grazie Mario, ci voleva anche la tua voce, ci voleva anche la tua musica, perché davvero ci stiamo regalando una pagina bella, non semplice ma bellissima questa sera. Grazie Mario, grazie di tutto. E intanto se Angela può raggiungermi e i tecnici possono portare via l'asta, noi ci prepariamo alla prossima premiazione, continuiamo con le nostre premiazioni. Vogliamo Eccoci. Leggere, che dici? Vogliamo leggere un attimo la motivazione e poi cerchiamo anche di spiegare perché. Intanto, mentre tu ti prepari la motivazione, vorrei che salisse con me sul palco Eliana Ventola, responsabile della comunicazione istituzionale della Segreteria Generale dell'Istituto per il Credito Sportivo. E mentre la dottoressa Ventola sale, vogliamo leggere la motivazione e poi cerchiamo di capire insieme il nostro prossimo premiato. Esatto, di chi si tratta. Si contano sulle dita della mano i giornalisti che, tra gli altri, hanno contribuito ad affermare in Italia, e non solo, il linguaggio televisivo, innovandolo a ogni nuova apparizione. Uno di questi è appunto proprio lui. Impossibile. È superfluo raccontare in pochi minuti i suoi innumerevoli successi, ma il suo nome e il suo volto sono indissolubilmente legati alle storiche interviste a Fidel Castro, la prima durata per ben 16 ore, non so se ve la ricordate, e il reportage Confessione di Diego Armando Maradona. Come direbbe lui, un uomo, un mito. A Gianni Minà! Gianni Minà, che non può essere con noi questa sera, ma ha voluto fortemente farci vedere questo. Grazie per avermi premiato con un premio alla carriera. La carriera mia è stata lunga e piena di entusiasmo e quindi sentivo il bisogno, non avendo potuto essere presente alla premiazione, di dire grazie a tutti voi e di chiedervi solo di mantenere una verità intellettuale che è stata la base di tutto quello che ho fatto in questi anni. Verità intellettuale, un applauso a Gianni Minà e grazie anche per questo saluto, dottoressa Ventola. Un momento non semplice neanche per lo sport, ma uno sport che si sta riprendendo così come tutti i settori della nostra Italia. Allora, noi come banca non ci siamo mai fermati, perché in questi mesi abbiamo lavorato paradossalmente più intensamente di sempre per aiutare le associazioni sportive che erano in difficoltà per il Covid. E è stato detto tante volte questa sera, dobbiamo fare del nostro meglio e questo stiamo facendo. Lo sport spero che presto diventerà di nuovo una leva economica del nostro paese. Gli sportivi d'altronde lo sanno, bisogna allenarsi tutti i giorni, quotidianamente, per riuscire a raggiungere dei risultati. Quindi credo che tutti noi, soprattutto noi che siamo fortunati a poter continuare a lavorare, perché c'è da dire pure che in questi mesi ci sono persone che non possono più lavorare, quindi da un certo punto di vista ci riteniamo anche fortunati. Quindi credo che tutti noi, come tutti i giornalisti, ma anche noi che facciamo questo lavoro, siamo tenuti a dare veramente il meglio per il nostro lavoro. E ci stiamo provando. Noi consegniamo questo premio a lei, che poi verrà consegnato insieme alla giuria, insieme ai responsabili del premio, a Gianni Minà. Intanto la ringrazio per essere stata con noi questa sera. Grazie Angela. Grazie Roberta, ci vediamo dopo. E noi proseguiamo perché adesso abbiamo un momento davvero particolare, un momento a cui io tengo tantissimo, un premio da consegnare a cui tengo tantissimo. Intanto Daniela può avvicinarsi, perché consegneremo adesso il premio ad una donna
speciale, una donna, una grande giornalista, una donna che con un'estrema eleganza, con verità intellettuale, ma anche con il sorriso, con quell'ironia che la contraddistingue, ha raccontato in prima linea e forse per prima questa terribile pandemia che ci ha colpito. Io vorrei questa sera con noi sul palco, la vogliamo chiamare, poi intanto cominciamo a leggere la motivazione? Prima, la vogliamo chiamare prima? E mentre sale cominciamo a leggere la motivazione? Giovanna Botteri, è con orgoglio che consegniamo questo premio per la 41esima edizione ad una donna ed una giornalista davvero straordinaria che ha rappresentato tutti i giornalisti italiani. È diventata un volto di riferimento per tutti. Grazie Giovanna per essere con noi questa sera. Daniela, fai un passetto di qua così mettiamo, ecco qui Giovanna centrale, vai con la motivazione. Il suo volto rassicurante, le sue analisi pacate, le lucide e sempre puntuali cronache da Pechino per la RAI hanno aiutato il popolo italiano a comprendere meglio, nelle prime concitate fasi della diffusione della pandemia a Wuhan, la portata della diffusione del virus e i modelli per affrontarla. In collegamento, sempre paziente e precisa, con i TG e le trasmissioni RAI. Durante il lockdown ci ha raccontato la Cina alle prese con la pandemia, sempre con cura, passione ed enorme professionalità. Che dire, io sono davvero orgogliosa e contenta di poter essere presente a questa consegna di questo premio, che è il nostro grazie, il grazie di chi con te ha vissuto quei momenti, e il grazie per i tuoi racconti, per l'anima che hai messo nel raccontare. Io ringrazio voi, ringrazio la giuria che ha pensato a me e voglio ringraziare, mi hanno molto colpito le fotografie di tutti quei lavoratori in prima linea negli ospedali. Io vorrei ringraziare chi è con me qua sul palco, e cioè tutti quei lavoratori, quelle lavoratrici della RAI che in tutti questi mesi difficili, difficilissimi, con la paura si sono svegliati ogni mattina, hanno preso la macchina, infilato la loro mascherina e hanno continuato a lavorare, rischiando la loro vita, rischiando la vita dei loro cari, a Roma, nelle sedi regionali, nelle sedi estere, chi ha lavorato con me a Pechino per continuare a informare, perché nessuno in nessun momento rimanesse senza informazioni, perché si continuasse a sentire una voce che raccontava cosa stava succedendo, i pericoli, come si poteva uscirne, mano a mano l'uscita dal tunnel che ancora non è finita. E io vorrei dedicare questo premio a tutti loro che non sono sotto i riflettori, che sono dietro le telecamere, i tecnici, i cameraman, i montatori, tutto quel grande, importante popolo RAI che da anni continua a darci questa informazione pubblica, con coraggio, con abnegazione, con sacrifici. Il mio premio è il premio di tutti loro. Che bello. Certo. E molti sono qui con noi questa sera, sono moltissimi anche dietro con le telecamere, sono moltissimi. Chiamiamo che ci hanno seguito e chiamiamo subito con noi sul palco, a proposito di persone che ci stanno accompagnando in questo viaggio non semplicissimo, Valeria Speroni, responsabile direzione della comunicazione del gruppo Menarini, che consegnerà con noi il premio. Eccola qui, un applauso fortissimo, ancora una donna, un premio importante. Vogliamo fare un attimo la consegna ufficiale, poi voleva dire una parola anche lei. La consegna, diamo la targa. Eccoci qui, a Giovanna Botteri. Complimenti. Il premio per la 41esima, più avanti, 41esima edizione del premio Ischia. Non troppo perfetto, un po' più indietro, un passetto indietro. Ce la facciamo? Un altro passetto indietro. Eccoci qua, perfetto. Ce la facciamo. E grazie. È un'emozione anche consegnare questo premio, che bella che sei così, è un'emozione, sì, ce lo siamo dette. È un'emozione, anche perché noi siamo presenti, il gruppo Menarini è presente in Asia, è presente anche a Wuhan, e devo dire che prima di tutto grazie all'informazione di Giovanna Botteri e purtroppo per le esperienze che ci hanno raccontato i nostri colleghi, abbiamo potuto prendere una serie di misure per i nostri dipendenti a scopo cautelativo, per preservare ovviamente tutti noi. Però ci tengo anche a raccontarvi di quanto teniamo all'Italia,
L'azienda per cui lavoro, Menarini, è una multinazionale italiana, a capitale italiano, e i nostri azionisti, la famiglia Leotti, ci teneva a fare un qualcosa per la ripartenza. Quindi ha pensato nel momento dell'emergenza di dare un supporto e di riconvertire parte dello stabilimento farmaceutico per il gel igienizzante, per donarlo alla protezione civile, e poi ancora nel momento di buio, nel momento del lockdown, di pensare alla ripartenza, ai posti di lavoro, e hanno annunciato la costruzione di uno stabilimento vicino a Firenze, per il nostro territorio, nuovi 250 posti di lavoro. E questi sono grandi segnali, dove per fortuna l'Italia vuole ripartire. Grazie tante per la sua informazione. Grazie. Grazie a voi, grazie ancora Giovanna Botteri per essere stata con noi. Continuiamo con i grandi premi. Un'Italia che vuole ripartire, è un'Italia che vogliamo raccontarvi ancora attraverso i suoi protagonisti, e passiamo quindi ad un premio altrettanto importante per il ruolo che ha giocato ancora una volta in questa emergenza degli ultimi mesi. Chiamo sul palco con me Carlo Gambalona. Eccolo lì. Facciamo un grande applauso anche a Carlo, vicepresidente della Fondazione Premio Ischia, che consegnerà un premio importantissimo, perché abbiamo ancora un premio molto delicato da consegnare, perché vogliamo leggere prima la motivazione. Assolutamente sì. La vogliamo fare insieme. Stasera sono il tuo valletto, praticamente. Che bello, guarda, non potevo... Per aver saputo coniugare nella sua carriera la professione giornalistica con la passione per la storia, la politica e la comunicazione istituzionale, con il suo lavoro ha dato un contributo importante nell'avvicinare importanti istituzioni nazionali all'opinione pubblica e ai cittadini, puntando a umanizzare e a rendere più trasparente ed empatico il ruolo dello Stato. Nel corso dell'emergenza Covid, ma non solo, il Quirinale è diventato un punto di riferimento per milioni di cittadini che hanno trovato conforto, vicinanza e senso di umanità nei messaggi e nelle parole del Presidente della Repubblica. Premio Ischia, comunicatore dell'anno 2020, a Giovanni Grasso. Buonasera e bentrovato, ancora un applauso fortissimo. Grazie. Io sto... Prego, al centro, deve guadagnare il centro. Sì, il mio valletto mi perdonerà questa sera. Mi perdonerà. Mi sono abituato sempre a stare dietro. Passo dietro, quando sto al centro mi sento a disagio. Ma la cosa bella di questi premi è anche reinventarsi, perché serve anche quello, ma soprattutto è anche un modo per raccontarsi e per raccontare come tutti abbiamo vissuto questi mesi e come abbiamo raccontato voi, che avete raccontato la nostra Italia in prima fila, e lo avete fatto in maniera umana, che non è scontato. Come per tanti altri ambiti professionali, umani, sono stati mesi durissimi. In particolare si avvertiva proprio il peso della responsabilità sociale nei confronti di un paese in difficoltà, impaurito, in emergenza continua. Io non so se il lavoro del comunicatore abbia, come dire, favorito un messaggio forte che è venuto dal nostro presidente. Io non so mai, no? In genere penso sempre che un po' come Michelangelo, più che quando faceva le statue, più che aggiungere, il problema era di togliere, di semplificare, di rendere intellegibile, quindi di non aggiungere cose proprie, interpretazioni a un messaggio, un tipo di comunicazione che, per quanto mi riguarda, è estremamente chiara, nitida e diretta. Comunque ringrazio per questo premio a nome un po' di tutta la squadra del Quirinale, ovviamente, perché quando si lavora insieme con un presidente come Sergio Mattarella, parte l'amicizia che c'è tra tutti i consiglieri, anche certi ambiti vengono un po' saltano, certi confini saltano, cioè i ruoli, ognuno ha il suo ruolo, ma
spesso appunto è un lavoro di gruppo e ovviamente non posso che ricordare questa serata tutta la squadra del mio ufficio, da chi si occupa dei social, da chi mi sostiene per la parte logistica. Abbiamo avuto anche un incidente. Che però ha reso tutto ancora più umano, forse è arrivato nel momento giusto. È arrivato, secondo me sì. Abbiamo anche avuto incidenti dovuto anche alle difficoltà logistiche del lockdown, del fatto che appunto si era molto pochi e le persone che erano normalmente dedicate a quel tipo di lavoro non avevano non avevano la quarantena, quindi insomma è stato un momento anche così che per fortuna, come sapete, si è risolto bene. Credo stiamo raccontando di un video, no? Perché ci stanno guardando, stiamo raccontando il famoso incidente del fuori onda. Del fuori onda, un video che è diventato virale, che però ha reso il nostro presidente ancora più umano, ancora più vicino, in un momento in cui forse c'era proprio bisogno di umanità, di vicinanza, di quello che non potevamo avere fisicamente e concretamente. Ed è stato simpatico. So che forse al momento... No, io ho rischiato l'ictus come amico Andrea, quel momento, almeno nella prima mezz'ora è stato sì, insomma, però c'era soprattutto da vedere cosa era successo e da tamponare, da cercare cose. Però rispecchiava però, anche la realtà che stavamo vivendo, e quindi va bene così. A parte questo episodio, io credo che questi mesi difficili e probabilmente anche i prossimi, perché che non saranno come quelli, mi auguro, ma che sicuramente la situazione è in miglioramento, ma è sempre una situazione difficile, hanno posto proprio in primo piano la necessità di fare una comunicazione di verità, di trasparenza. Cioè, nella motivazione, ringrazio, è troppo buona probabilmente, c'è un passaggio che mi ha colpito molto, cioè che si parla di me come giornalista e anche come comunicatore. Io ci tengo a questo ruolo di giornalista perché i giornalisti hanno dei doveri deontologici che io ho cercato nelle mie varie esperienze, un po' di qua, un po' di là della barricata, di portarle sempre, anche quando si fa comunicazione. La parola, quando si parla di comunicazione, spesso si pensa appunto alla manipolazione. Ecco, io l'unica cosa che posso dire è che ho sempre, d'accordo soprattutto con i miei capi, i miei datori di lavoro, ho sempre cercato fino in fondo di fare una comunicazione di verità. Giovan Battista Vico, è un filosofo che io amo molto, dice che la natura ci ha creato per la verità. Ecco, io credo che mai come in questo momento tutto il giornalismo, per il suo codice deontologico, per la sua professionalità, sta dimostrando in questo momento di privilegiare la verità, in un momento in cui purtroppo sui nuovi mezzi di comunicazione, sui social, girano tante e vergognose menzogne. Grazie. Abbiamo parlato stasera tanto di verità intellettuale. No, dottor Gambalona, prima di consegnare, lei voleva chiedere qualcosa. No, io volevo aggiungere i ringraziamenti iniziali tuoi per ricordare quanti rendono, come dire, questo premio un premio insostituibile e un premio di grande attrazione. Innanzitutto ringrazio il presidente Giulio Anselmi che con grande passione ha coordinato i lavori della giuria quest'anno, ma voglio ringraziare non soltanto i giornalisti, perché si sono impegnati in questa fase anche gli editori. Questa sera noi abbiamo in sala i rappresentanti di due editori molto importanti, il dottor Giuseppe Cerbone, amministratore delegato del Sole 24 Ore, il dottor Stefano D'Alessandri, amministratore delegato dell'ANSA, ma voglio ringraziare anche i giurati che si sono impegnati per questa edizione, che era un'edizione molto difficile dal punto di vista della scelta. E beh, i giurati sono anche qui presenti, c'è il Fabio Tamburini, direttore del Sole 24 Ore, Mario Orfeo, onnipresente nella giuria del premio Ischia, Federico Monga, direttore del Mattino. Ma nei ringraziamenti
noi non possiamo escludere chi si impegna quotidianamente per il rilancio della cultura in questa regione, quindi la dottoressa Rosanna Romano della regione Campania, e poi, scusate, gli animatori di questo festival dell'informazione, Benedetto ed Elio Valentino, che da 41 anni portano avanti con dedizione e impegno questo premio. E da domani cominceranno a pensare alla 42esima edizione. Ma non fanno solo questo, ma si impegnano anche sull'isola. Hanno creato una emeroteca di grandissimo valore storico. Pensate che il primo giornale che campeggia in apertura nell'emeroteca del 1806 sono giornali tutti isolani. È un grande pezzo di cultura che loro custodiscono con grande amore. Fanno questo e tanto altro, ma il premio Ischia e soprattutto il premio Valentino non ce lo possiamo dimenticare. Grazie. E al premio Ischia quest'anno abbiamo avuto i grandi protagonisti come il nostro Giovanni Grasso, a cui va ancora un applauso fortissimo. È un premio alla carriera, quello che in questi mesi è stato fatto. Ancora un applauso, fate un passetto in avanti, facciamo anche le foto. Grazie davvero per l'immenso lavoro e grazie anche al nostro presidente Mattarella per far parte anche affettuosamente di questa grande squadra. Di squadre abbiamo parlato oggi, di squadre e di grandi famiglie. E quindi i ringraziamenti sono doverosi, lo capiamo. Ancora un applauso fortissimo. Grazie a Giovanni Grasso, grazie. Comunicatore dell'anno 2020. E a proposito di giuria, abbiamo parlato tanto di questa giuria che ringraziamo ancora, ma c'è chi fa parte della giuria ma non è potuta essere qui con noi questa sera, che ha voluto mandarci un videomessaggio, lo vogliamo vedere insieme. Ed eccomi qui, sono assente, però volevo comunque inviarvi un saluto. È stato molto bello scegliere in un anno così difficile i più bravi di questo mestiere. Ognuno di loro ha segnato un passaggio di questo anno e ha dimostrato che nei momenti difficili i più bravi comunque non vengono meno. Ringrazio così a caso, scusate se mancherà qualcuno, ringrazio Giovanna Botteri, ringrazio Vianello, ringrazio San Giuliano, ringrazio Minà, ringrazio naturalmente anche Giovanni Grasso, che effettivamente ha fatto un duro lavoro, specialmente dal palazzo di cui lui è il comunicatore. E infine volevo ringraziare i due premi che veramente poi ho sostenuto, mi sono stati a cuore. Uno era il The Post International, un piccolo sito davvero grassroots, nato dentro internet da un gruppo di ragazzi che se l'è finanziato, lo tiene in piedi da 10 anni da soli, senza editori, senza figure anziane che lo sostengano, e che quest'anno ha fatto il salto il sito, perché è riuscito a trovare dei documenti che poi sono stati fondamentali per ricostruire la vicenda di Bergamo, dei morti di Bergamo. E lì con loro, io quest'anno ho seguito moltissimo, perché credo sia stata un'esperienza che ci ha reinsegnato qualcosa del giornalismo, L'Eco di Bergamo, un piccolo giornale che, applicando le regole del giornalismo tradizionale, per l'appunto avere dei giornalisti che vanno a ricostruire il numero e dunque le voci, le case, l'indirizzo di chi è morto, è riuscito a trovare le vere dimensioni per prima della tragedia che abbiamo vissuto. L'ha premiato già il New York Times con la sua prima pagina, abbiamo fatto bene a premiarlo noi da Ischia. Saluto tutti e il mio amico Giulio Anselmi, grandissimo giornalista che ha insegnato il mestiere a tutti noi, e anche ai Valentino, che hanno tenuto aperta la porta di questo bel premio. Al prossimo anno. E ha detto tutto lei con le parole, il saluto, i ringraziamenti ai premiati, a tutti, alla giuria di Lucia Annunziata. Noi vi salutiamo, grazie per essere stati con noi questa sera. Se vogliono salire sul palco solo un attimo con me, fratelli Valentino, soltanto per un saluto velocissimo. Lo so che non vi fa piacere, ma è doveroso, perché è con voi che vogliamo ringraziare ancora, dare l'appuntamento al prossimo anno, 42esima edizione. Sappiamo che già ci state lavorando, io lo so che ci state lavorando, ma questa è stata un'edizione impegnativa, bella, ricca dal punto di vista umano, ricca di grandi protagonisti. Io so che siete contenti. Sì, siamo contentissimi. Siamo contenti di tutta questa partecipazione, di tutta la giuria, di questa affezione. Ormai siamo una grande famiglia e spero, insomma, che questo premio possa avere una lunga vita. E l'avrà.
Speriamo sempre di andare avanti, grazie soprattutto, come ricordava Cambalonga, al contributo della Regione, contributo di tutti gli amici, ma soprattutto all'affetto dei tanti giornalisti che sono passati su questo palco, che hanno rappresentato e rappresentano sempre il meglio del giornalismo italiano. Insieme a voi, insieme al Presidente Anselmi, noi diamo appuntamento al prossimo anno, alla 42esima edizione. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a chi ci sta seguendo da casa. Vi lascio alla voce straordinaria di Mario Biondi per questo saluto in musica. E grazie ancora. Buona serata a tutti. Ci siamo? Ci siamo. Vi volevo salutare insieme a Mario. Che vedo arrivare... Ma perché mi entra 4-4? Questa sera mi state facendo tutti degli scherzi. Posso sapere una curiosità, Mario? Che c'è in quella stanza che non arriva nessuno? No, dimmelo. Perché arrivate? C'è da mangiare? Che ti hanno portato? Champagne? Sono i tipi. Non posso dire. Non me lo può dire. Vabbè, no, perché sono curiosa. Io vi lascio. Facciamo così, tu canti, io vado a vedere nella stanza che c'è. Perché... Ma canta con me, dai. No, guarda, io eviterei qua, chiuderei qui questa serata che magari, diciamo, è andata, là, bene o male è andata. C'è una ilarità incredibile. Vi distraggono. Non so come mai. Ecco perché non entra nessuno. Entrate tutti molto lentamente. Bene, vado a controllare. Ti lascio cantare. Dell'attesa, così. Mario Biondi, buona serata ancora.